Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Come preannunciato, comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane dedicata al Forum Spumante d'Italia. Siamo a Villa dei Cedri con il presidente di Altamarca. Possa mai una stretta di mano all'insegna di questo Forum Spumante d'Italia, molto partecipato, molto importante per delineare anche il futuro dei prossimi mesi dei nostri viticoltori. Che forum è stato, presidente? L'inaugurazione è stata eccezionale, ma chiaramente perché sul tappeto ci sono delle problematiche che devono essere trasformate in capacità, in idee, in entusiasmi, perché in questo territorio che esprime la principale manifestazione dello sport spumante d'Italia è un territorio che nel settore della viticoltura è principe di tutte le regioni italiane. Tra poco avremo probabilmente i nostri microfoni anche il ministro Luca Zaia, che delineerà davvero le strategie del governo sul settore agroalimentare, e il ministro Luca Zaia le ha dato dei compiti importanti davvero di coordinamento dello spumante italiano. La presenza di Luca Zaia al Ministero Italiano dell'Agricoltura è per una garanzia non solo per noi ma per tutta Italia. Questo Ministero sta dando degli importantissimi risultati a tutti i settori dell'agroalimentare, ma soprattutto nella produzione vitivinicola. Luca Zaia è una garanzia che darà sicuramente un'ulteriore possibilità di sviluppo, di incremento di qualità di produzione. Come sta oggi lo spumante italiano? Il momento italiano, nonostante la situazione che sta migliorando ma comunque critica dell'economia in generale, è uno spumante che sta ancora bene. Si è avvicinato al lettino dell'ospedale ma non si è sdraiato, sta risalendo completamente attraverso anche un'azione di marketing e di promozione, ma soprattutto attraverso una qualità eccellente e unica rispetto ad altri vini che vengono prodotti in Europa e nel mondo. Qualità che ha fatto anche superare, diciamo, lo champagne, i cugini dello champagne. Tra poco ne parleremo anche snocciolando un po' i dati produttivi. Io ringrazio della presenza possa mai, presidente di Altamarca. Ci fermiamo qui, un piccolo servizio di cronache trevigiane, sempre di qualità, e ancora tra poco con il Forum Spumanti d'Italia. Il Veneto si conferma la prima regione italiana nell'offerta turistica. E non è difficile capire come la nostra regione possa aggiudicarsi ancora una volta il primato nazionale. Basta pensare alle spiagge o alle montagne, agli alberghi ultra comfort o agli agriturismi immersi nelle colline. Il Veneto offre un ventaglio di proposte capaci di soddisfare ogni tipo di turismo. Ai nostri microfoni il vicepresidente della Regione Veneto. Io credo che il settore turistico, il settore enogastronomico, il settore culturale non possano essere staccati nella promozione del territorio. Il Palladio l'anno scorso ha fatto grandi risultati in termini di presenza e di arrivi turistici. Io penso che il prossimo anno con il Giorgione faremo altrettanto. Per non lasciare nulla al caso, quest'autunno, con l'aiuto delle Proloco, partirà in tutta la regione la nuova offerta turistica, Veneto Spettacoli di Mistero. A novembre ci sarà il mese delle leggende e misteri, e quindi ci saranno oltre 100 piazze dove si potrà vedere i misteri del territorio, ma anche degustare l'enogastronomia del territorio, la cultura e l'identità. Ma per capire fino in fondo in quale direzione andare, è importante comprendere le esigenze del nuovo turismo. Abbiamo quindi fatto un mini sondaggio tra gli operatori del settore presenti all'ottava borsa internazionale del turismo. Il Veneto è una regione molto interessante, richiesta molto dal turismo tedesco, molto vicino al turismo tedesco. Ci sono buone strutture, interessanti. Noi siamo orientati ovviamente verso un mercato estero, americani in primis ovviamente, perché Venezia in questo senso punta. Poi abbiamo l'Europa con la Francia, la Germania e poi il nord e l'est dell'Europa. Cercano mare, cercano ottima cucina, buoni servizi. Sì, quest'anno abbiamo avuto tanta neve, quindi abbiamo avuto anche tanti ospiti, sì. Mare, montagna, arte, cultura e servizi full optional. Ma il turista cosa preferisce in fondo? Il turista preferisce confezionare da sé alla fine. Rientriamo in questo studio ideale dedicato al Forum Spumanti d'Italia. Ospite Giampiero Comolli, il direttore. Buona giornata, Giampiero. Un forum all'insegna anche delle belle notizie. Bisogna essere positivi, anche se i cugini francesi rosicano un po' di questi tempi.
Beh, diciamo il 2009 grande belle notizie, perché è l'unico prodotto che sta tenendo bene sul mercato nazionale e internazionale. Il mercato nazionale è statico, nel senso che confermiamo i dati del primo semestre 2008, mentre registriamo un più 10, un più 15% fra volumi e valori sui mercati stranieri. Soprattutto quello che mi fa piacere è che il mercato inglese sta recuperando notevolmente spazi, e i mercati nord europei pure. Quanto spumante viene prodotto in Italia? Beh, nel 2008 sono state 328 milioni di bottiglie, non siamo il più grande produttore al mondo di bollicine, siamo al terzo posto, però sicuramente una crescita di oltre 120 milioni in 10 anni non l'ha avuto nessuno. Prosecco, quanto ne viene prodotto? Da quello che ho capito, Asti, Prosecco. Che domanda, bisognerebbe rispondere, nel senso che se stiamo nell'ambito delle DOCG e DOC, sicuramente la graduatoria è Asti, Prosecco e gli altri. Se stiamo invece in un discorso di denominazione o di identità che il consumatore dà alle bollicine italiane, possiamo dire che una bottiglia su due in totale al Prosecco fa riferimento. In conclusione, che forum è stato, Comolli? Beh, un forum... è il quinto, siamo in crescita sempre anche noi, devo dire grazie a chi mi collabora con me, a grazie a chi mi aiuta, a chi collabora con me, soprattutto gli sponsor, Unicredito che ha sicuramente dato un impulso l'anno scorso notevole e si è visto, devo ringraziare tutte le istituzioni venete che mi sono state vicino, ma non dimentichiamo ci sono 61 enti nazionali o regionali che danno il patrocinio, e poi quest'anno abbiamo avuto anche la Porsche sicuramente come grande evento, perché presentare a livello nazionale la Panamera qui a Villa dei Cedri con 60 giornalisti nazionali del mondo dei motori è sicuramente motori e bollicine, come sappiamo è un grande binomio. Allora io ringrazio davvero la partecipazione a Comolli, noi ci fermiamo qui, un servizio e tra poco altre testimonianze dal Forum Spumante d'Italia, vedremo se ai nostri microfoni riusciremo ad avere anche il ministro Luca Zaia. A tra poco.